Iva Zanicchi. Le parole pungenti contro Maria De Filippi. Iva Zanicchi, opinionista dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, è stata ospite di TV Talk, dove ha rilasciato delle dichiarazioni scomode nei confronti della regina di Canale 5, Maria De Filippi. Il dibattito sulla De Filippi nasce quando il giornalista, Riccardo Bocca, comincia a criticare Venus Club. Si tratta del nuovo programma di Italia 1, condotto da Lorella Boccia, e a cui la cantante partecipa come opinionista, insieme a Mara Maionchi. Non usa parole carine per parlare del nuovo format di Mediaset, il giornalista, che ha descritto la prima puntata come un contenitore di sciabolate, di volgarità gratuite. Mentre la seconda, come un'inutile inginocchiata a Maria De Filippi, con tutti i presenti riconducibili a lei, impegnati ad osannarla. Iva Zanicchi non è riuscita a trattenersi e con il suo modo di esprimersi, fin troppo schietto, ha fatto delle dichiarazioni su Queen Mary che hanno indispettito i telespettatori. La cantante ha espresso il suo pensiero dicendo di stimare Maria. La sua affermazione è sembrata però molto ironica. La cantante ha aggiunto infatti che se si vuole lavorare in Mediaset bisogna per forza dire che si ha una grande stima di Maria. La cantante prosegue poi, affermando che lei, a differenza dei suoi colleghi, ha sì, rispetto per la De Filippi, ma che non l'ha mai osannata. Ma non finiscono qui le dichiarazioni della Zanicchi. L'opinionista di Venus Club e dell'Isola dei Famosi non biasima tutti coloro che fanno parte del mondo della TV e che vogliono lavorare. E lancia così un'altra frecciatina, affermando che molti fanno sviolinate alla Queen Mary solo per guadagnarsi la pagnotta. Perché? La spiegazione è presto data. Secondo la Zanicchi, se dici di stimare la De Filippi, ti assicuri un posto in televisione per almeno 10 anni. Le dichiarazioni della cantante non sono per nulla piaciute ai numerosi fan di Maria, che anche sui social hanno attaccato la Zanicchi, accusandola di essere stata irriverente e irrispettosa nei confronti di una grande professionista. Secondo i follower della De Filippi, infatti, Queen Mary è una delle poche donne che, grazie alle sue trasmissioni, offre comunque lavoro e visibilità a giovani e meno giovani. Secondo il popolo del web, la Zanicchi è semplicemente invidiosa del successo della De Filippi, che è amata non solo a Mediaset, ma anche in Rai. I programmi di Queen Mary sono seguitissimi e hanno raggiunto e ancora raggiungono un successo importante, tanto da scatenare spesso l'invidia di molti volti noti della TV. Ma l'irriverente Aquila di Ligonchio non si è fermata qui e si è tolta un altro sassolino dalla scarpa. Parlando infatti della sua esperienza come opinionista all'Isola dei Famosi, la Zanicchi non si è risparmiata, nemmeno in questo caso, un commento ironico. Quando infatti il conduttore le ha chiesto se si stesse divertendo come consigliera ufficiale del programma, la cantante ha risposto che si diverte così tanto da aver imparato a dormire a occhi aperti. Sulla padrona di casa, Ilary Blasi, ha speso invece delle parole carine. La Zanicchi ha infatti detto che la Blasi non si arrabbia mai e che riesce sempre a creare un clima sereno in studio. Voi, cosa ne pensate del commento della Zanicchi su Maria De Filippi? Condividete il suo pensiero? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace. Iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.